Cesare Buonamici per la prima volta è ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live. La storica conduttrice del TG5 si è raccontata a cuore aperto come non aveva mai fatto prima, rivelando dei particolari a molti sconosciuti. Diventata ormai una di casa per gli italiani, la Buonamici ha rivelato che pensava di far tutto eccetto che la giornalista quando era piccola. Da piccola sognavo di fare la suora, dopo il mio primo bacio ho chiamato mia mamma per chiederle se avessi fatto qualcosa di sbagliato, ha confessato la giornalista ai microfoni di Barbara D'Urso. Tra gli aneddoti del TG5, ha svelato: negli anni in cui conducevo con Emilio Fede, avevamo una grande sintonia e ci piaceva parlare anche di cose da mangiare, e qualche volta ci veniva da ridere durante i servizi. Cesare Buonamici ha parlato anche della sua vita privata. La giornalista e conduttrice del TG5 ha rivelato: per me affetti e famiglia hanno un valore importantissimo, ma lo ha anche il mio lavoro. Questo inevitabilmente va a svantaggio di chi ti sta accanto. Per cui è indispensabile per una convivenza serena che dal tuo compagno ci siano disponibilità e comprensione. E anche tanta pazienza. E per fortuna Joshua ne ha da vendere. Punto. Tra racconti e aneddoti sulla vita privata e quella professionale, Cesare Buonamici nel salotto di Barbara D'Urso ha ricevuto pure una gradita sorpresa da Lamberto Sposini. Il giornalista, lontano dalla televisione dal 2011, ovvero da quando è stato colpito da un'emorragia cerebrale, ha mandato un fascio di rose rosse all'ex collega con tanto di dolce bigliettino. Un gesto che ha commosso la Buonamici, che ha replicato con affetto e stima: nessuno ti ha mai dimenticato, sei sempre nei nostri cuori. Non è la prima volta che Lamberto Sposini, quest'anno, diventa protagonista di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso. Il giornalista, infatti, nelle settimane passate è stato avvistato dietro le quinte di Domenica Live. L'ex conduttore della Vita in Diretta è passato a salutare Barbara D'Urso, una delle sue più fedeli amiche. A rivelarlo proprio la conduttrice, che ha fatto sapere: io e tutto il pubblico presente in studio siamo ancora emozionati. Abbiamo ricevuto questa bella sorpresa da parte di Lamberto, che è un uomo meraviglioso e sta benissimo.